Buongiorno a tutti amici, sto aspettando mio fratello, oggi un bel giro random. Vi piace il mio nuovo acquisto? È una borsa centrale della Brooks molto comoda. Ho cambiato anche il sellino, sempre della Brooks. Guardate com'è bello. Molto molto comodo. Nel frattempo Alessandro è arrivato. Ci dirigeremo verso il paese di Casoli, poi vedremo. Siamo andati incontro al compare. Buongiorno. E si parte. Buona domenica. Questa mattina è proprio freschetto. Cominciamo subito con una bella salitina. Oggi voglio iniziare la giornata con una breve considerazione sul cos'è la bicicletta per me. Ad un anno circa dall'acquisto della mia due ruote, devo considerarmi a dir poco soddisfatto. Questo modo di muovermi incarna perfettamente il mio spirito di mobilità, la migliore alternativa al cammino, un modo perfetto di vivere il paesaggio alla giusta velocità. Ed eccoci a San Domenico, una contrada del comune di Guardia Grele. Ma guardate che bella visuale abbiamo alla nostra destra. Il viaggio in Puglia che sono riuscito a fare nella breve pausa estiva dal Covid mi ha dato chiari indizi sulle potenzialità di questo mezzo, delle idee che appena torneremo tutti ad essere liberi metterò in pratica. Guardate che bello qui! Dove potrò arrivare in futuro con la mia compagna di viaggio non lo so. Fermiamo a fare una foto. So di non essere un ciclista professionista, non devo vincere trofei. Quando su una salita non ce la farò, scenderò e mi metterò a spingere. Una cosa è certa, non distoglierò mai il mio sguardo dal panorama. Il pro della bicicletta rispetto all'andare a piedi è sicuramente quello di riuscire a portare più peso che non grava direttamente sulla schiena e sulle articolazioni. Questo peso in più si traduce in sintesi nel riuscire a portare con me tutto ciò che mi serve per vivere più giorni in piena autosufficienza. E poi, non meno importante, percorrere maggiori distanze in meno tempo. Porti la macchina del tuo caffè con la bomboletta. Ma io ci stavo pensando veramente. Tieni quello da campeggio. Dai, metti un attimo la mascherina, come per fare. Abbiamo fatto una breve deviazione al lago Sant'Angelo, meglio conosciuto come lago di Casoli. Siamo contro sole, ma qualcosa uscirà di certo. E quella lì è la Torre di Prada, adesso non abbiamo molto tempo per andarci, ma comunque vi farò vedere un attimino un video che ho fatto un po' di tempo fa.
sul Cocuzzolo di quella collina e Casoli, veramente un bel paese. Oh, non per niente sta chiuso. Cornetto anche? Eh? Prendete il cornetto voi, cornetto marmellato e caffè. Caffettino come sempre, ci vuole. Procedi in direzione sud-ovest su contrada Selva Piana verso SS84, poi svolta a sinistra e prendi SS84. Ecco cosa. Provo così, ma non penso, dai. A sinistra, poi svolta a destra. Scusatemi, ma io non mi fido. Continua per 800 metri. Stiamo raggiungendo l'oasi di Serranella. L'area dell'oasi di Serranella si estende per oltre 300 ettari nella bassa vallata del Sangro, alla confluenza con il fiume Ventino. Di origine artificiale è diventata in breve tempo una palude ricca di vita e importante per la sosta degli uccelli migratori. Nasce come oasi WWF nel 1987, per diventare nel 1990 riserva regionale. Molto molto carina l'oasi di Serranella. Ti è piaciuto, compare? Bellissimo. Bella l'oasi, sì sì. In questi giorni di lockdown ho programmato varie mete che per ora terrò segrete. Non resta altro che aspettare che il mondo riapra e partire, partire, partire. Peccato non esserci arrivato prima, meglio tardi che mai. Questa pandemia una cosa ce l'ha insegnata di sicuro: mai rimandare i propri sogni.